Ricordo anche che siamo ancora in diretta streaming per chi ci segue online. Sì, ci stanno guardando 100.000 avvocati, quindi siamo molto attenti. Adesso il momento più difficile, forse il momento più significativo è proprio questo. Cioè, che cosa vuole fare l'avvocato, che cosa vuole proporre, qual è il contributo dell'avvocatura? Questo, e quindi dalla protesta, tra virgolette, alla proposta, cioè cercare di essere quanto mai pratici. Allora io non mi dilungherò troppo su questo, perché lascio al maestro Alberto Figone la possibilità di rappresentare quali che sono, diciamo così, le proposte, gli slanci dell'avvocatura per migliorare l'esistente. Mi sia consentito fare una premessa, insomma, di carattere generale. A parte che ho sentito le relazioni di tutti e devo dire che siamo tutti arricchiti da quanto è emerso. Devo dire che Maria Giovanna, soprattutto stasera, mi ha veramente fatto venire i brividi per come ha rappresentato il ruolo sacro dell'avvocato nel processo, perché questo era il messaggio profondo che ha mandato Maria Giovanna, e non solo qui, ma tutti gli avvocati collegati con noi in questo momento. Vedete, io vengo da un'esperienza particolare, perché uno dei miei maestri è stato Alfredo Carlo Moro, con il quale, insieme a Pasquale Andria e il presidente Giannino, che presidente Cotta De Luci ricorderà con affetto, abbiamo iniziato una serie di percorsi formativi quando neanche la formazione non era ancora accreditata, quindi si faceva formazione per la passione del diritto, non per accumulare crediti. Quindi ho un rapporto particolare di grande rispetto verso una stagione, quella della giustizia minorile nel nostro paese, che ha avuto un ruolo molto importante. Questo noi lo dobbiamo dire senza se e senza ma, perché qualche fuga in avanti di qualche collega, certamente non noi, contro la giustizia minorile ad oltranza, francamente a me questa cosa non è piaciuta, perché non è giusta, perché la giustizia minorile, soprattutto quella in campo penale, ci viene invidiata da tutto il mondo, quella civile, di quello dobbiamo parlare, indubbiamente ha avuto delle eccellenze, dei magistrati che probabilmente hanno adottato delle prassi del tutto meritevoli di lode. Per esempio ricordo il Tribunale per i minorenni di Napoli, ricordo quello di Salerno, col professore, con il presidente Andria. Lui sì che applicava il giusto processo, perché venendo da una tradizione di giudice ordinario, essendo stato un pubblico ministero, capiva anche l'importanza sacra e centrale dell'avvocato, il quale, come invece in altri tribunali, rimaneva nella sala d'aspetto come un sopportato della procedura, come qualcuno che se c'era bene, se non c'era ancora meglio, dove la terzietà del giudice minorile è stata sempre una chimera, qualcosa che non è mai esistito. Il giudice era tutto, dove la secretazione degli atti è stata una delle stagioni, dei momenti più drammatici della vita di noi avvocati, perché soltanto in corte di appello noi capivamo che cosa era successo, che cosa avevano scritto i servizi sociali. Quindi noi siamo stati molte volte fortunati che abbiamo trovato presidenti di tribunali per i minorenni particolarmente illuminati e rispettosi dell'articolo 111 della Costituzione, ma perché era un fatto spontaneistico di quel presidente, ma non apparteneva alla cultura giudiziaria della giustizia minorile. Ed ecco perché io credo, insomma, l'intervento del presidente Cotate Luce è stato un intervento assolutamente sereno, che cerca di costruire un dialogo, e io penso che questo sia un invito che noi dobbiamo cogliere senza se e senza ma. Tuttavia, dal messaggio del presidente Cotate Luce si evince che noi stiamo sacrificando un rito virtuoso sull'altare dell'invarianza finanziaria. Cioè, noi non stiamo dicendo che le cose vanno bene, devono andare così. È un altro discorso, è una resa. Ci stiamo arrendendo. Cioè, chi ci sente da casa pensa che a questo punto noi più di questo non possiamo fare. Non è così. Non è così. Ho sentito anche il presidente genovese, quando partiamo dallo statuto. Partiamo dallo statuto. Articolo 24, diritto di difesa. Articolo 111, giusto processo. Ora, andare a prendere le forze dai giudici onorari perché dobbiamo garantire il giusto processo mi sembra un ossimoro. E così come fare presto tutti i costi perché così abbiamo la ragionevole durata del processo, insomma. Ma in che senso? A noi interessa la qualità dei provvedimenti, non solo la velocità. È vero che un tribunale è un'azienda, un tribunale deve produrre, questo non c'è dubbio. Però
credo che la stagione dei giudici onorari, che a un certo momento stanno nella fase istruttoria e decisoria, deve, a mio parere, deve finire. Cioè che la, il concetto multidisciplinare del diritto di famiglia e minorile non possa essere negoziabile, siamo perfettamente d'accordo, ma che ci sia la possibilità per la difesa e quindi per il cittadino, perché noi rappresentiamo il cittadino, di poter sapere che cosa sta succedendo nel momento in cui si fanno le analisi sulle capacità genitoriali, si sta parlando di procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale attraverso una CTU, attraverso quindi i propri consulenti di parte, perché noi davanti al giudice ordinario abbiamo una vasta gamma di facoltà difensive. Entrati nel mondo minorile si spegne una luce, e questo è il punto. Allora noi dobbiamo guardare in avanti e credo che da questo momento in poi, sì, manteniamo il dialogo aperto, però noi non possiamo cambiare soltanto la targa davanti a un tribunale e lasciare le cose come stanno. Perché se dovessimo seguire l'impostazione dei giudici minori, torneremo a quello che è sempre stato. Allora, cerchiamo di trovare delle convergenze, mettiamoci d'accordo, troviamo delle soluzioni, su questo sì. Non serve a nessuno arrivare ad uno scontro. Posso solo dirvi che sicuramente noi a settembre le grandi associazioni riconosciute, maggiormente rappresentative, organizzeranno gli stati generali a Roma, poi ci metteremo d'accordo con le altre associazioni, quindi ne parleremo davanti a tutta la nostra base associativa. Però adesso è arrivato il momento di dire che l'avvocatura c'è e la negoziazione assistita resta comunque una risorsa che noi non abbiamo saputo sfruttare. A mio parere dovrebbe essere addirittura obbligatoria per le procedure consensuali e congiunte, perché questo toglierebbe ogni possibilità di andare a inflazionare il carico di lavoro dei tribunali. Tutte le procedure consensuali e congiunte devono appartenere a una giurisprudenza forense. E questo credo che sarebbe la soluzione, perché visto e considerato che il 60% delle procedure familiari, parlo di separazione e divorzio, ma anche di modifiche, sono consensuali, noi toglieremo il 60% del carico di lavoro di un tribunale. E già questo risolverebbe, è l'uovo di Colombo. E questo sarebbe l'apporto che potremmo dare noi avvocati al sistema. Poi c'è un problema di risorse, bene, noi non ci dobbiamo arrendere, insomma non è possibile che il 70% delle risorse venga dato al settore penale. Il diritto di famiglia rappresenta i diritti inviolabili delle persone, la carne viva del paese. Noi non siamo parvaresse, non siamo una materia di poco conto, perché spesso e volentieri nelle procedure di separazione e divorzio si consumano i reati più gravi, quindi io credo che un'organizzazione giudiziaria importante probabilmente eviterebbe anche tante situazioni di violenza di genere in famiglia, perché spesso la lunghezza del processo, quando marito e moglie stanno ancora sotto lo stesso tetto e un giudice non è intervenuto, provoca senza se e senza ma situazioni molte volte drammatiche. Quindi Alberto racconterà, più o meno ci dirà, illustrerà come vogliamo fare noi avvocati per dare una mano ai magistrati, perché io sono sempre venendo io da una famiglia di magistrati, so perfettamente quanto i magistrati stimino gli avvocati concreti e gli avvocati onesti intellettualmente. Quindi noi abbiamo anche una sfida da vincere, dimostrare ai magistrati, soprattutto minorili, che noi non ce l'abbiamo con loro. Noi vogliamo semplicemente fondere le esperienze, un passato meraviglioso della giustizia minorile a quello dei giudici ordinari e andare avanti e combattere con la politica. Oggi c'era, è molto importante che l'avvocatura acquisti anche il potere contrattuale che negli ultimi anni ha perso. Anche la copertura mediatica di oggi è stata spaventosa, perché milioni di italiani sanno e hanno saputo quello di cui si è parlato oggi. E questo è molto importante, perché andare al TG1, al TG2, al TG5, al TG4, a Sky, dappertutto, significa che l'avvocatura riesce ad avere una cassa di risonanza, che è una cosa tipica soprattutto dei paesi anglosassoni, della Francia, della Germania, dove gli avvocati sanno benissimo che se noi ci parliamo tra di noi, arrivati al portone di via del Governo Vecchio 3, è finita, ma la cosa deve essere veicolata, perché quello che noi, di cui parliamo oggi, riguarda i cittadini, non soltanto l'avvocatura, riguarda il loro diritto. Io quindi in questo momento mi taccio e aspetto che Alberto poi dopo ci rappresenti qual è la proposta delle associazioni riconosciute. Grazie.